Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Io sono Stefania e in questo video vi mostro come realizzare dei segnaposto per il battesimo. Per realizzare il segnaposto occorrerà sagome di soggetti a piacere, nel caso specifico ho scelto dei biberon in legno, mollettine in legno e queste sono della dimensione più piccola, sacchetti in velo del colore specifico, nel mio caso rosa, con all'interno confetti. Unisco il tutto utilizzando della colla a caldo. Per prima cosa, con una forbice, divido le sagome singolarmente. Le dispongo sul mio piano di lavoro e su ognuna di esse incollo una mollettina con la colla a caldo. Faccio questa operazione con molta attenzione perché potrei bruciarmi con la colla a caldo. Lascio asciugare la colla per qualche minuto, anche se in realtà la colla a caldo si asciuga molto rapidamente. Ora sagomo ogni singolo biberon liberandolo dalla tela che è sul retro e facendo attenzione a non scollare la mollettina appena incollata. Per comporre ogni singolo segnaposto mi aiuto con del nastrino stretto color rosa baby. Lo avvolgo attorno ad ogni sacchetto creando un fiocco e appunto ogni singola mollettina ad ogni singolo sacchetto. E questo è il risultato finale, un singolo ricordino per tutti gli invitati che hanno partecipato alla festa. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Vi lascio giù nell'info box i link ai miei canali social e vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Attivate le notifiche così sarete avvisati tutte le volte che i miei video sono online. Ciao e alla prossima!